Un pomeriggio di pura gioia, un trionfo in piena regola. Marta Bastianelli, l'atleta più attesa sul traguardo tricolore di Castellalto, vince il suo primo titolo italiano al termine di una volata imperiosa precedendo Elisa Balsamo e Ilaria Sanguinetti. Marta, di origini laziali ma abruzzese d'adozione, ha vinto sulle strade di casa, abita a Notaresco, il comune che ha ospitato la partenza della carovana, con il marito, l'ex professionista Roberto De Patre, e la piccola Clarissa, regalandosi e regalando un concentrato di emozioni. Marta, i complimenti di tutti, un altro sogno che si avvera sulle strade di casa, il primo tuo titolo italiano. Sì, è vero, è il mio primo titolo italiano da professionista, sono felice per me, per la mia famiglia, soprattutto per la mia squadra, è stata una giornata fantastica, quindi se toglierò questa maglia so di onorarne un'altra. Ha smesso anche di piovere durante tutta la gara, questo significa che hai portato il sole davvero anche a tutti i tuoi tifosi. Sì, è vero, ringrazio tutti, c'era talmente tanta gente venuta dal mio paese, quindi credo sia stata una bellissima giornata per tutti. Gran lavoro di squadra, oltre alla tua grande volata. Sì, non eravamo quelle da battere, ma siamo riusciti a batterle, quindi siamo orgogliosi di questa. Adesso qualche altro sogno che c'è di nuovo? Olimpiadi, prima però anche i mondiali. A settembre stiamo lavorando per questo, non sono ancora al top, però cercherò di esserci a settembre. Comunque il ginocchio sicuramente non fa più male o fa meno male. Adesso non lo diciamo, troppo forte, sembra che tutto è rientrato, quindi siamo felici così, grazie. Complimenti. Grazie. In mattinata è stato assegnato il titolo juniores, la nuova campionessa italiana è Eleonora Gasparrini. La torinese ha battuto in volata la compagna di fuga Noemi Lucrezia Remita, molisana ma nome noto da noi per aver corso in Abruzzo. Quinto posto per Giulia Giuliani, atleta di Corvara. L'altra abruzzese in gara, Gaia Realini, è giunta al 19° posto. Chiusura con il presidente di Federciclismo, l'abruzzese Renato Di Rocco. Presidente, meglio di così, l'Abruzzo in festa, ha vinto Marta Bastianelli. Ah, l'avevamo detto, no, lì la Presidente intervista, sì, sicuramente il pubblico è molto soddisfatto, oltre a tutta l'organizzazione, con questo risultato ha finalizzato davvero un'organizzazione perfetta, fantastica, il grande pubblico ha fatto la differenza. Ovviamente correre in casa si è sostenuti, però io credo che insomma aver vinto con una maglia di campionessa europea addosso significa che era un arrivo importante per tutte e l'ordine d'arrivo lo dimostra.